La prima domanda, Tony, sarebbe perché tu, che sei un intellettuale, non so se noi possiamo parlare di un intellettuale italiano, perché il tuo percorso non è stato nella politica verso il PCI, se no verso il Partito Socialista. Puoi raccontarci a noi qualcosa sopra come è stato quello incontro dall'Azione Cattolica al Partito Socialista? Quelli erano gli anni della guerra, certo, no? Sono stati gli anni del dopoguerra. Io vivevo in una regione, il Veneto, che è una regione profondamente cattolica e profondamente misera in quegli anni. Si tratta ancora, c'è ancora una civiltà contadina, quella in cui vivo. E il Partito Socialista, in particolare nella mia città, a Padova, ha la maggioranza anche rispetto al Partito Comunista. Ha una maggioranza, anche se naturalmente una maggioranza, cioè l'intera sinistra sta nel 30%, la Democrazia Cristiana nel 70% nella situazione politica generale. E in fondo io comincio come praticamente tutti i miei amici nell'Azione Cattolica, nella Gioventù Cattolica. Nella Gioventù Cattolica siamo immediatamente promossi alla direzione nazionale, perché non è che avevano molta gente in realtà che veniva da scuole, da buone scuole o cose di questo genere. Siamo immediatamente promossi alla direzione nazionale ed espulsi dopo 3 anni, direttamente da un intervento vaticano che vede nelle nostre posizioni un'eresia francese, che vuol dire praticamente il trionfo di idee che poi diventeranno idee conciliari negli anni 60. Cioè praticamente noi, il dibattito è molto, molto curioso, cioè noi vogliamo che anche per gli operai ci sia una grazia divina specifica, non solo per... che è una cosa molto pesante però, perché rompe lo schema educativo dell'Azione Cattolica da allora, che è bambini, adolescenti, giovani, uomini, cattolici, è tutto fatto sulla vita sessuale in realtà e sulla crescita, così, mentre noi cominciamo a fare un discorso di classe, contadini, operai, studenti, e quindi chiediamo che ci sia anche una... Fra l'altro dico credo in termini che poi sono stati riconosciuti interamente dal Concilio Vaticano II, quindi in termini normali. E di lì noi invece veniamo espulsi e nel giro delle nostre amicizie diventiamo socialisti piuttosto che comunisti, perché diciamo che eravamo un po' anarchici alla fin fine, no? E infatti i comunisti ci prendevano in giro dicendo che eravamo l'appendice anarchica del Partito Comunista, questo dicevano un po' attorno a noi. In realtà avevamo un atteggiamento non burocratico, un atteggiamento di, soprattutto in una situazione come quella veneta, che era una situazione di profonda miseria, di grandissima emigrazione ancora, avevamo avuto un atteggiamento molto sociologico, di ricerca. Io ho le prime fotografie in cui andavo nelle bidonville attorno a Padova, così dico, a inchiestare, ma ero lì, dico, veramente un bambino di buona famiglia con la cravatta. Tieni presente però che nella mia famiglia c'era una tradizione comunista. Mio padre è fondatore del Partito Comunista, mio padre è molto molto giovane, io sono cresciuto praticamente soprattutto protetto ed educato da mio nonno e da mio cognato. Mio nonno era un comunista totale, bracciante, così, e mio cognato era un partigiano comunista che era sceso dalle montagne nel 1945. E aveva conosciuto mia sorella e così, e quindi è stato praticamente l'autorità maschile che io ho avuto in casa. Quindi questo è un po' il tipo di formazione che ho avuto. Io Marx l'ho letto solamente molto tardi. Sei stato prima comunista e dopo marxista. Sì. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ho sempre pensato che in realtà che la proprietà privata fosse un furto. Questa era la prima idea che avevo in testa. Io ero in fondo di una famiglia assai modesta, in una situazione, in un liceo in cui tutti i miei amici, soprattutto quel gruppo col quale io ho fatto corpo, che è un gruppo che sono diventati tutti
professori universitari, deputati, eccetera, così. Era un gruppo di persone molto colte e assai benestanti, che mi permettevano per esempio di comprare libri, o mi passavano libri praticamente senza dover spendere troppo. Uh-huh, ecco. Uh-huh. E con questi amici ho avuto la fortuna di poter essere educato, insomma, in qualche maniera. E essere comunista significava, vabbè, vivere una vita comunitaria come vivevamo noi. Poi a un certo punto sono partito subito dopo la crisi col mondo cattolico, nel quale anche un certo spirito, diciamo così, un'etica comunista, ecco, mm-hmm. così me l'ero imposta. Ho fatto due esperienze che sono state molto importanti per me. Una prima in Sicilia con Danilo Dolci, che era un personaggio che aveva fatto in Sicilia delle specie di colonie operaie di lavoratori. E l'altra esperienza grossa l'ho fatta in un kibbutz in Israele, ma che era una cosa un po' di moda, io non sono ebreo, quindi era una cosa un po' di moda tra i ragazzi di sinistra in Italia. Quali anni sei stato a Israele? Sono stato nel 54-55. Thank you.